Eccoci qui, salve a tutti. Sono tanti gli argomenti di cui dovremmo parlare, a partire dal dibattuto accordo sulla polizza della settimana scorsa, per poi passare al PUC, al piano urbanistico comunale, che nonostante un ricorso pendente e delle critiche anche abbastanza pesanti, sta continuando ad andare avanti. Ora si trova in provincia in attesa del relativo parere, fino poi ad arrivare al nuovo allarme legato al biodigestore. Come saprete, il Consiglio di Stato si è espresso negativamente, ha rimandato tutto al TAR affinché quest'ultimo si esprimesse nel merito della vicenda. Però, prima di affrontare questi argomenti, visto che domenica ci sono le elezioni, visto che il nostro sindaco è candidato al Parlamento con il Partito Democratico, ritengo opportuno raccontarvi un episodio abbastanza particolare per aiutarvi a capire chi è in realtà umanamente il nostro sindaco. Allora, a inizio mese, il 1° o il 2 di settembre, arriva un avviso di conclusione delle indagini per una querela presentata dal sindaco a una decina di nostri concittadini, tra cui anche il sottoscritto. Tra questi querelati dal sindaco, anche delle persone che non c'entrano niente con la politica, che non fanno politica attiva, che non si sono mai candidati, non sono mai stati consiglieri comunali e che sono stati querelati dal sindaco semplicemente perché magari uno è amministratore di un gruppo Facebook dove sapete benissimo che su Facebook si discute quotidianamente della vita politica e amministrativa del nostro paese. Un altro è stato querelato per aver condiviso un video, per aver messo un mi piace e tra i querelati, ahimè, devo dire la verità, umanamente mi dispiace, anche tre donne, tre madri di famiglia. Già questa cosa che un sindaco quereli delle donne lascia un po' perplessi. Devo essere sincero, io anche sono stato, diciamo, destinatario di molte accuse, di molte critiche e anche di offese dal punto di vista politico e dal punto di vista umano durante la campagna elettorale, però ho sempre preferito, diciamo, soprassedere, non andare a finire nelle aule di tribunale, anche perché ritengo che faccia parte della dialettica politica che a volte può essere bevata, soprattutto in campagna elettorale, mentre invece ritengo giusto e corretto rispondere alle accuse e confrontarsi dal punto di vista politico o dal punto di vista amministrativo, cosa che il sindaco in realtà non ha mai preferito fare, ha invece preferito agire dal punto di vista giudiziario, forse consigliato dal suo legale, cioè dalla sorella. Ha presentato questa querela, una querela per fatti legati al 2018-2019, quindi stiamo parlando della campagna elettorale. E una querela che si concretizza in questo momento, un momento in cui il sindaco è in campagna elettorale, una campagna elettorale in cui lui sta facendo appello al senso di appartenenza. Anche i suoi sostenitori, i suoi fans, così come li chiamiamo, stanno dicendo appunto di votare il sindaco per senso di appartenenza, perché è il nostro compaesano e perché questo rappresenta, diciamo, un'opportunità per il paese. Però, da un lato il sindaco chiede e si appella al senso di appartenenza, dall'altro, quando questi querelati, tra cui delle donne e delle persone che non fanno politica attiva, gli hanno chiesto umanamente di togliere questa querela, di rimettere questa querela perché gli hanno spiegato che potrebbe influire dal punto di vista legale su eventuali concorsi pubblici, qualcuno sta partecipando a dei concorsi pubblici o a delle gare d'appalto, qualcuno è amministratore di società. Il sindaco ha risposto picche, ha inventato una serie di scuse, a chi ha risposto non la tolgo perché poi la devo togliere anche a Vittorio, caro sindaco, querelami su quello che vuoi, ma lascia in pace le donne almeno. E a chi invece ha detto non ti tolgo la querela perché tuo padre mi commenta su Facebook in maniera negativa, immagino qualche critica giusta dal punto di vista amministrativo politico, ad un altro ha detto non te la tolgo perché metti mi piace ai video di Andrea Aquilante. Quindi, cari concittadini, umanamente il nostro sindaco si sta rivelando un vero e proprio dittatore, uno che diciamo di umano ha poco, anche perché io dal canto suo avrei alzato il telefono senza aspettare di essere contattato e avrei detto state tranquilli che visto che si tratta comunque di fatti vecchi, in quel momento ho ritenuto opportuno querelarvi, ma è passato tanto tempo, sono passati 4-5 anni, ragion per cui ritengo opportuno rimettere questa querela. Dormite sonni tranquilli. Invece non l'ha fatto, ha preferito continuare con questa politica di terrore perché lui utilizza queste querele proprio
come strumento di coercizione, perché vuole con le querele far sì che parlino meno persone possibile o si esprimano meno persone possibile sui social. Quindi lui le utilizza proprio come un vero e proprio strumento di coercizione, non le può minacciare, ma sostanzialmente lo fa con le querele. Perché? Perché le querele, che poi finiranno diciamo in tribunale con le dovute spiegazioni, ma sicuramente creano dei grattacapi, e lui le utilizza per ottenere il risultato del silenzio, il famoso silenzio, perché non vuole le critiche. Allora io umanamente mi sono sentito di accollarmi la responsabilità, almeno per le donne, perché lo ritengo veramente una cosa assurda che delle donne debbano andare ad affrontare un processo per una querela del 2018 o per qualcosa legato alla politica. Poi ci chiediamo perché le persone non si avvicinano alla politica, e quindi ho deciso di accollarmi la responsabilità almeno per quanto riguarda le donne. Ho ritenuto opportuno raccontarvi questo episodio per aiutarvi a scegliere. Poi io non ho interessi in questa campagna elettorale, sicuramente non voterò il sindaco, anche perché è un sindaco che è stato sempre vicino alla destra, è stato sempre vicino alle posizioni della destra, oggi si trova candidato col Partito Democratico. Forse di politica non ci sarà più niente, però questo ci fa capire che alla base di questa scelta, vista anche le scarse probabilità di elezione, ci sono sicuramente dei tornaconti personali. Siete liberi di fare la vostra scelta, ma comunque scegliete con criterio.